Il 28 di novembre, quindi fra 10 giorni circa, Aste Bolaffi metterà all'asta appunto questo lotto di moto. Non solo queste, perché Aste Bolaffi questa volta è riuscita a mettere insieme 137 lotti, di cui 70 presenti qui in via Bologna 220 a Torino, per essere visionati dai collezionisti che intendono fare un'offerta e portarsi a casa una di queste moto. Tutte le moto dei lotti dell'Aste Bolaffi del 28 di novembre sono su questo bel catalogo illustrato in cui ci sono dettagliate le caratteristiche tecniche, il prezzo alla base d'asta, il valore presunto del veicolo e tutte quelle che sono le informazioni che permettono di poter valutare l'eventuale acquisto che uno vuol fare. Chiaramente il parco moto è sempre molto molto variegato, ci sono moto di tutti i tipi, tutte le cilindrate e di tutte le epoche, ma questa volta il grosso della collezione è dedicato alle moto anni 70-80, che sono le cosiddette young timer, che oggi sono quelle più ricercate dai collezionisti che, oltre a collezionarle, le vogliono anche usare e poter divertirsi su strada con queste moto. Ci sono delle BSA, come vediamo laggiù al fondo, un tre cilindri e un bicilindrico, ovviamente moto Guzzi, tanto Giappone, Honda, Kawasaki, che vedremo poi più tardi nel dettaglio, Suzuki, fuori strada, c'è un Ancillotti qua col motore Sachs, Fantic Motor da Trial, una Guzzi V35 TT, rara e interessante da un certo punto di vista, qualcosa di esotico che viene dall'est, come delle Java bicilindriche e monocilindriche due tempi, moto raramente vista in Italia, se non nella cilindrata 350 che è stata appunto negli anni 70-80 abbastanza diffusa nel nostro paese. Qui in via Bologna 220, sede appunto di visione delle moto che Aste Bolaffi metterà all'asta il 28 di novembre, troviamo, come abbiamo detto, moto giapponesi, questa è una splendida Honda Goldwing, la prima diciamo maxi turistica della casa giapponese, Suzuki GSX-R, un altro modello molto famoso e iconico della Suzuki, qualche cinquantino come questo Moto Müller col motore Franco Morini, un 50 da fuoristrada all'epoca molto ambito dai 14 anni e anche molto costoso in effetti, un Guazzoni 50 col motore a disco rotante che è una moto anche questa molto rara e ambita dai collezionisti, vedo un Morini Corsarino 50, l'unico quattro tempi da fuoristrada degli anni 60-70, che se la vedeva appunto con i nuovi due tempi, Minarelli e Franco Morini, e poi scendendo un Guzzi V35 TT, restando sul fuoristrada, una Husqvarna 125, anche questa piuttosto rara e poco diffusa nel nostro paese, che riprendeva la linea di quelle più famose e vittoriose 250, 360 e 400, una moto da trial, un Montesa da trial quattro tempi, molto particolare perché è una moto ex ufficiale, quindi se chi la vedrà nei particolari vedrà delle finiture decisamente fuori dal comune e non di moto di serie, e poi qualche classico come la Giliera 175 da regolarità, in due versioni diverse, una 250 da motocross inglese, il BSA C15 che vedete qui nella sua livrea verde inglese e beige, qualcosa di spagnolo, e poi questa bella isola che schiera quattro moto anni 70, tra cui spiccano due Laverda nel tipico colore arancione della casa di Breganze, una Kawasaki 750, altra moto iconica degli anni 70, la Kawasaki 900 che ha preso il posto della 750 ed è diventata poi un best seller di quegli anni, la descriveremo in dettaglio perché merita di essere vista e apprezzata molto bene, e poi due moto sportive, una stradale, una Triton che univa un motore Triumph, in questo caso tre cilindri del Trident con un telaio Norton letto di piume, e una Norton diciamo del tutto originale, anzi anche blasonata perché c'è una storia sportiva piuttosto interessante documentata, che è questa Manx col telaio Garden Gate, che è una moto del dopoguerra, quindi degli anni 48-50.
anno in cui la casa inglese correva ufficialmente con queste moto e le forniva anche ai corridori privati. Chiudiamo questa breve rassegna con un'anticipazione di quella che sarà la prossima asta Bolaffi, che si terrà a primavera del prossimo anno. Vedete qui sullo sfondo quattro delle protagoniste, moto di grande blasone e grande valore anche, ma chiudiamo ovviamente questa chiacchierata ricordandovi che l'asta Bolaffi andrà online, diciamo, il 28 di novembre dalle ore 16 e si potrà partecipare nei classici modi che tutti conosciamo. Si potrà essere ovviamente in presenza e quindi vivere dal vero tutta quella che è lo show di un'asta motociclistica come questa, oppure partecipare telefonicamente, online, facendo offerte anche per via email, poiché l'organizzazione di Bolaffi è predisposta per ricevere in tempo reale tutto questo genere di informazioni e mantenere quindi in lizza per l'asta chiunque voglia partecipare anche da lontano. Thank you.